sgabellino è qui per chiunque ci voglia salire. Io qui l'intenzione, poi vai a vedere tu cosa stiamo facendo, però l'intenzione è di creare quei cittadini che in questo paese mancano, cioè fare autoeducazione alla democrazia con il rispetto reciproco, la possibilità di dire imbecillità dallo sgabellino, in contraddittorio con altri che ti possono correggere, eccetera. Condizioni che se mancano, questo paese può cambiare 10.000 volte il governo, chi governa, e non cambia un tubo. Cioè la condizione per poter cambiare qualcosa è cambiare noi. E quindi qui si parte da questo presupposto, che non è la condizione d'arrivo, è la condizione di partenza. Poi dopo si creeranno altre opportunità, cioè se in piazza si creano delle assemblee popolari che cominciano a discutere e rispettarsi, in piazza prima o poi sarà possibile creare delle assemblee popolari che dopo aver discusso decidono, no? Però lo sgabellino è lì perché vede quel signore con la telecamera. Sì, magari uno qui schiatta, uno va a riprenderlo mentre schiatta, no? Non capisco, cioè capisco la modernità, però a certi aspetti mi sconvolgono, cioè tutti i filmati che vediamo noi in televisione di gente ammazzata, scoppiata, eccetera, cioè, c'è gente che sta lì a filmarli, ma soccorrili, cioè se c'è un'opportunità, dentro, cioè noi non potremo vederle, uno appoggia la telecamera e interviene. E quindi, cioè, voglio dire, dietro il mezzo tecnico c'è l'uomo, sì o no? C'è l'uomo. Però l'uomo deve prima o poi deve saltare scuola, fuori. Cioè, perché io capisco, sa, poi mi dispiace un pochino che si ferma sempre l'attenzione sul protagonista di turno, cioè sul fessacchiotto. Cioè, voglio dire, c'è la telecamera, ma c'è anche l'uomo dietro la telecamera. Quindi a un certo punto, magari, il signore come si chiama? Paolo. Signor Paolo, può lasciare, mettere fra parentesi per un attimo, poi dopo la riprende. So magari che lei è un professionista, ma vedi qui tutti sono presi dalla loro professionalità e l'umanità scompare dietro. Signor Paolo, posso richiamarla una 5 minuti alla sua umanità? Mi dica. Lei oltre ad essere un fotografo, un cine come si dice, è anche un cittadino italiano. Cioè immedesimarsi nel ruolo di cittadino e replicare, interrogarsi insieme ad altri in che cavolo mai di paese stiamo vivendo, per esempio. Perché io ho un'idea tragica del paese nel quale stiamo vivendo e non vedo, non mi sembra di vedere, di cogliere la consapevolezza della tragedia in giro, magari per terre ereditarie storiche, magari per esperienze fatte, sai, quelli del 68 hanno provato a cambiare il mondo, non hanno cambiato una virgola e hanno ripiegato sul privato. Però insomma esiste anche un paese condiviso, che lo si voglia o no, che sta andando in malora. La domanda è come si reagisce per evitare di andare in malora o per limitare i danni o per darci un paese diverso. Bisogna pagare o no? No, magari io non sono capace. Pagare che? No, pensavo costasse. Si paga. No, io scherzate ragazzi. Il prezzo da pagare è esporsi. Io non sono all'altezza assolutamente. Però sa, se questo paese è fatto di persone che non sono all'altezza, Berlusconi o chi per lui, o Mussolini o chi per lui, ce lo meritiamo. Cioè un paese non è che può darti esprimere qualcosa di diverso a ciò che è capace di esprimere. Quindi lo sgabellino è qui, salirci è una specie di obbligo civico, prego. La pressione fiscale reale per chi le tasse le paga in questo paese arriva al 51,8%. Io ho delle perplessità, credo che sia molto più alta, le ho sempre avute, ma ne ho trovato un riscontro sul Corriere della Sera dell'altro giorno e adesso vi leggo questo, però se qualcuno vuole salire lì e dire, so, perché quello che io intendo fare non è tanto giustificare gli evasori o l'evasione fiscale, è capire il punto di vista diverso dal mio di chi le tasse in questo paese si rifiuta di pagarle. Se non le pagherei neanche. Prego. Devo dire la verità. Sì, sì. Se potessi non le pagherei. Purtroppo me le tengono. Gabriel. No, io sono ignorante come una camera. Sì, perché si figuri io. Sono un evasore fiscale. Prego. No, non devo, sta riprendendo. Non ho mai parlato in vita mia. Però sa, bisogna pur cominciare. No, dai, se si vuole essere cittadini. Devi parlare te perché tu hai una voce bravissima. Prego. E sei bravissimo. No. Mandare avanti qualcun altro e tirarsi indietro significa non fare la propria parte. Dica quello che deve dire anche se non sale. Non ho niente da dire. Appena detto. Sono un filo Berlusconi, quindi non vado d'accordo con te assolutamente. Sono un filo Berlusconi. Bene, sono contento.
invito. Prego. Allora, giusto per questo parli. No, allora, intanto lo inviterei a restare. Non abbiamo niente da dire, dai. Me lo stai dicendo. Ci penso a lui, ci penso al cavaliere a parlare anche per me, dai. Sì. Ah, questo è l'errore. Questo è l'errore. Ce ne siamo accorti. Però non fatemelo scappare. No, devo dare via. Mi dispiace. C'è un berlusconiero che resti, non lo trovo mai. No, coraggio. Quel signore, non crede che la destra dovrebbe essere portatrice di un valore tipo l'onore, il senso del dovere, il senso della propria dignità, il coraggio delle proprie idee? Beato lei che ci crede ancora, beato lei che ci crede. Sì, però se lei non ci crede, perché vota Berlusconi? Beh, io lo voto perché è meno peggio degli altri. Senta, siccome molti che votano Prodi l'hanno votato, lo votavano perché era meno peggio degli altri, sì. Non le sembra a questo punto che il 90% degli italiani si trovi d'accordo nel votare la stessa cosa, cioè cacca? Prego. Il malato non è il nemico, il malato è la persona a curare. Il nemico è la stupidità, l'ignoranza, bravo, l'indifferenza, la rassegnazione. Sono malattie comuni. Io qui sono per unire un'intera popolazione, la quale ha perso il senso della dignità e tutto il resto, e sta andando in malore nella più totale indifferenza di tutti. Lo sgabellino è lì. Allora. Prego. Io dal 2002 al 2007... ho avuto 5 volte l'ufficio delle entrate che mi ha mandato a chiamare perché c'erano questioni che non andavano bene. Allora ho un CUT di 17.000 euro e sono vedova, 5 figli da mantenere. Dico, però mi vengono a cercare sempre a me sulle piccole cose che non vanno. Basta, finito lì. Cioè i grossi, quelli che veramente vadono, evadono. Cioè noi che siamo tassabili e ci possono trovare in qualsiasi momento, anche per le 100 euro vengono sempre a rompere i coglioni. Ah, e poi visto che ti cercano dopo 3 anni o comunque allo scadere del 5° anno bisogna pagare anche tutte le, come sia, gli interessi che seguono, no, ovviamente. Siamo tutti laureati? Cioè, perché teniamo comportamenti di indifferenza 365 giorni l'anno o di rassegnazione? Perché pensiamo che questo paese sia com'è perché Berlusconi è cattivo? Siamo noi che dal punto di vista civico siamo in difetto. La signora, prego. No, sarà anche cattivo Berlusconi, ma chi gli ha dato il voto? Bravo! Scusate? Prego. No, non vado su perché non riesco. Chi gli ha dato il voto a Berlusconi? Siamo noi. Prego, signora. Scusate. Tanto lei c'è il parco, nasconde la rossa mosca. No, ma io voglio dire, tutti dicono, lei parla con chiunque, parlano tutti i vari di Berlusconi. Sì. Ma chi gli ha dato il voto a Berlusconi? I marziani. E lo stipendio dei politici chi lo tocca? E chi aumentano tutti gli anni si aumentano. Anni sinistra, che cosa ha fatto? No. Signore, c'è una regola, signore scende, lei sale. Prego, niente. Un momento in cui uno c'ha qualcosa da dire non sale. Prego. In 4-5 anni che sono state le sinistre, che cosa hanno fatto? Hanno fatto che si sono fatti i quattrini e poi se ne sbattono. Bravo. E allora la domanda diventa: perché continuiamo a chiamarle sinistre? Sono uomini di potere, cioè hanno la poltrona sotto il culo, in testa nient'altro. Prego, tocca a lei. No. E quelli che gli hanno fermo. Però tocca a lei, prego. No, io puntualizzo solo una cosa. Puntualizzi! La sinistra ha governato solo un anno e qualche cosa, non 4 anni. Ha governato un anno e mezzo. No. No. 6 anni e mezzo contro? 6 anni e mezzo. Ma come 6 anni e mezzo? Senta, facciamo un riepilogo rapido. Scusate, ma voi da che parte state? Io non sto da nessuna parte. Ma perché uno deve stare da una parte? Dalla parte di chi? Della casta? No. Nessuna casta, ma qualcuno dovrà pure governare questo paese. Allora... però quel qualcuno dovrà pure rispondere a dei cittadini. La domanda è: dove sono i cittadini? Beh, appunto, ma dove sono? Bravo, io sono pronto. Bene, e allora io sono qui per vedere se è possibile, dopo centinaia e centinaia di anni, fare dei cittadini.
Cioè invece di andare ognuno per i cavoli suoi, cominciare a ritrovarsi in piazza, cominciare a discutere. Urne. No, mio nonno diceva l'errore di nostro Signore il popolo è stato aver fatto questo taglio despoti. Qua. È questo taglio qua che ci frega, che tutti mangiano e c'è gente che ne ha. Però quel signore non se ne vada perché lei ha supposizioni diverse dalle mie, quindi vorrei capire, prego. Ma io non devo farle capire nulla, è lei che vuol convincermi che... Cioè, lei non fa, ma non fa proposte. Allora, vogliamo fare un partito dei cittadini? Sì. Io sono pronto. Sì, sì. D'accordo? Attenda un attimo. Senta, quel signore, ma anche gli altri, possibile che si debba fare, voler fare un partito dei cittadini? Ma quando... lo chiami come vuole, non lo chiamiamo possiamo, partito. Possiamo parlarci, materia grigia, poi con facoltà di replica. Certo. Allora la mia domanda è, supponiamo, Di Pietro, il tanto buono e tanto bravo, come fa uno a pensare per difendere la legalità, che dovrebbe essere patrimonio condiviso da tutti, a formare un partito? Un partito si forma quando uno ha un disegno politico in testa, ma un patrimonio condiviso con tutti gli altri partiti. Tocca a lei. No, io non ho capito qual è la sua proposta. Non l'ho capita. Permette? Sì, sì. Ma non lo chiamiamo partito, chiamiamolo quel come signore, volete. Qual è la vostra proposta politica? Educare! Noi non siamo educati! Non sappiamo nemmeno quali sono le responsabilità del cittadino. Se non ci sono cittadini, partiti ne potete fare a migliaia. Dentro i loro vertici si creeranno dei parassiti inamovibili. Siete mai stati dentro un partito? No. C'è democrazia dentro un partito, io ci sono stato, mandate dentro qualsiasi partito. Ma guardi, i cittadini, tocca lei. I cittadini sono qua e mi sembrano abbastanza pochi da convincere. Certo. Anzi, quelli che sono certo. qui probabilmente sono certo. convinti che quello che lei... Però il numero per fare scuola ideale è questo. Sì, ma quando ma... ci sono masse, la scuola non si può fare, tocca a lei. La scuola la facciamo se ci danno la possibilità di farlo, quelli che ci sono adesso. E non c'è questa possibilità. O facciamo i carbonari come hanno fatto nel 1800. Ma siamo lontani. Ma come? Non siamo lontani, siamo Senta, vicini. Lei siamo ce li ha gli occhi per vedere. Ma certo che ce li ho. Qui c'è sì o no un'assemblea popolare che può discutere? Questa sì no. o no? No. No, secondo no. lei no. No, perché siamo 22 persone su 450.000. Quindi non c'è. Però è utile che lei parli così, perché io su questo sono d'accordo, che i cittadini dovrebbero partecipare di più. E invece non partecipano. Quindi... Ma allora dobbiamo andare a vedere chi ci ha impedito di ragionare. Secondo lei chi? Ma chi? Sono 30 anni che ci governano, che guardiamo televisioni, culi, tette e compagnia bella, no? Vero. È vero. Sì. E allora, se la gente è ubriaca, bisogna disintossicarla. E come facciamo? E come lo si fa? Ma lo facciamo qui, io sono d'accordo. Ma però non possiamo essere contro tutti. Dobbiamo avere un punto di riferimento che può essere lei. Posso essere io, non lo vogliamo chiamare partito, chiamiamolo vuole. No. Non sono d'accordo, ma le faccio vedere il punto. Chiunque sia a governare un paese, qualcuno ci vuole governare un paese, o risponde a dei cittadini di quello che fa, oppure non è un governante, fa qualcos'altro, come per esempio Berlusconi, Veltroni, Prodi, eccetera. Che si morde la coda. Sì, perché... ma dove la rompiamo la coda? Dall'anello più debole, cioè da noi che siamo stufi, perché stiamo andando alla malora, delle... Come? Cosa facciamo? Ci autoeduchiamo comportamenti diversi. Ma... Si fermi e cerchi di vedere dal mio punto di vista, poi io cercherò di vedere dal suo. Io sono pessimista. Allora si fermi. Ma certo, uno può essere pessimista, ma se è italiano si arrende, se invece è un uomo si batte. Ma battere, che significa battersi? Io sto parlando... Prendere uno sgabello, no. metterlo in mezzo ad una piazza, cominciare a discutere e poi quelle stesse assemblee popolari possono deliberare. Ascolti, io Prego. Quello che lei sta facendo lo faccio nel mio quartiere, d'accordo? Però propongo che ci sia un processo di lungo periodo, non possiamo dire da oggi a domani cambiamo, perché il cittadino deve essere disintossicato dalla televisione privata e pubblica. Che hanno fatto soltanto, hanno rincitrullito la città di Bologna, ma anche tutta l'Italia e forse anche tutto l'Occidente, d'accordo? Allora i cittadini però, non, domani mattina da soli o con quello che stiamo dicendo adesso, non vanno sicuramente davanti al Parlamento a dire fuori tutti, la rivoluzione francese non la possiamo fare. Allora, ma io ho una serie di domande in testa, ne farò magari un po' a caso così.
perché a parte il fatto che noi qui siamo 30 ma potremmo essere 30.000 perché la piazza li contiene, e non è che qualcuno ce lo impedisca, perché lei qui non vede manganelli, non vede squadracce fasciste, è una mentalità, quella autocastrante del suddito che si ritiene piccolo 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 e nel suo piccolo non ritiene di muovere niente. Viceversa siamo noi il paese, sono io il paese, se ognuno di noi si fa carico della sua responsabilità civica, cioè diventa cittadino, in piazza può tornare, ed è la democrazia dei momenti difficili, ad essere il protagonista, il soggetto politico che dispone e manda, cioè comanda. Naturalmente ho delle fantasie in testa, ma le faccio delle domande precise. La domanda è: siccome il ricambio della classe politica in una democrazia dovrebbe essere fisiologico, in questo paese lei il ricambio della classe politica per via istituzionale lo vede possibile? Prego. No. No, ho già detto, ho risposto alla sua domanda, no. Allora la mia seconda domanda è: una classe politica inamovibile, è vero sì o no che cessa di essere classe politica e diventa casta di potere, parassitaria? Necessariamente, prego. Ma queste sono cose, quello che lei dice, sono cose ovvie. Ma va d'accordo, ma è inutile che salga, tanto la casta politica lo sappiamo tutti che è parassita da 50-60 anni, ma perché noi come cittadini siamo parassiti come loro. Allora, quello che lei dice, ascolti, ma certo, io faccio quello che fa lei, però non capisco dov'è il contendere tra me e lei, che secondo me la pensiamo più o meno alla stessa maniera. Sì, anch'io credo, però sa, ma le vie sono diverse. Italiani la pensano allo stesso modo, litigano, scenda. Io non sto litigando, io sto semplicemente... Sì, ma nemmeno io sto litigando, sto tentando di capire, a partire da punti di vista diversi, diverso magari il suo dal mio. Allora, siccome io sono qui per cercare di fare, fra molte virgolette, la rivoluzione, cioè per ottenere quello che in questo paese non si è mai fatto, cioè un popolo dignitoso che ha le palle piene dei servi, dei padroni e dei servi, faccio un'affermazione. È vero sì o no che stiamo tutti per andare alla malora finanziaria ed economica? Ed è vero sì o no che un popolo bue fino al momento prima poteva permettersi il lusso, perché aveva i soldi, di essere bue, e un momento dopo, se non ha più le risorse nemmeno per andare a fare la spesa, è costretto a ribellarsi? Prego, tocca a lei. Vabbè, io credo però che la rivoluzione si possa fare in maniera diversa rispetto a quello che non ho ancora sentito come vuole farla. Io non ho sentito come la vuole fare la rivoluzione. Così? Certo, ma così io ci sono. Infatti sono qui a parlare con lei, a parlare con il signore. Quindi su questo siamo pienamente d'accordo. Però gradirei che scenda, poi dopo io cercherò di essere rapidissimo. Però gradirei che sullo sgabellino ci salissimo in molti. Ah, ecco, perché non è possibile anche qui delegare a qualcuno la salita sullo sgabello e l'espressione di una idea. Chiunque, molte voci, più democrazia, più voci, più democrazia, chiunque può salirci. Che si parte da qui, cioè da una consapevolezza condivisa, da dei sentimenti forti condivisi, e si può arrivare a delle piazze gremite da dei cittadini, magari una minoranza, ma su 60 milioni ne basterebbero due di cittadini, ci fossero. A quel punto noi avremmo lo strumento politico per imporre, come minimo, poi ho un disegno anche più dettagliato, alla casta politica per intero di andarsene, cioè dimissionarla con la forza della disobbedienza civile e della partecipazione in piazza, dove non è. Adesso ci veniamo con la sistematicità del giovedì e del sabato, però in piazza uno ci può venire e rimanere. Quando? Mezzogiornata? No, ma mi sono fatto... Mobilitarsi, sai cosa vuol dire? No, ma il cammino gira, poi arriva da lei. Prego, tocca a lei, signorina. No, a parte che sono d'accordo che è stimolante ed è bello trovarsi così a discutere insieme, e sono anche dell'idea che su per giù abbiate la stessa idea. Il punto, secondo me, che pone lui, no? Cioè, per quanto io sia d'accordo sull'idea della mobilitazione, dell'educazione del cittadino, io sono convinta che il lato educativo e gli educatori in questo paese sono anche poco sostenuti e formati, ed è una cosa importantissima. Però è anche vero che il discorso che fa lui, la mobilitazione, io dico,
Io ho cominciato a fare nel 2001 tutte le manifestazioni che ci sono stati contro l'intervento in Iraq, in Afghanistan, e la marcia per la pace, e quando eravamo 2,5 milioni per l'articolo 18 in piazza. Queste cose servono, non voglio essere fraintesa, servono. Ti fanno ritornare la voglia anche di credere che c'è altra gente che la pensa come te. Il punto poi è, mi domando, se hai una cosa più dettagliata, ti chiedo di esporla, in che maniera pensi che poi attraverso questo strumento si possa realmente andare dove le decisioni poi si prendono? Perché qua parliamo che quello che si immagina, che immagini tu, è un cambiamento radicale dello Stato, dell'organizzazione delle cose. Allora veramente, sì. Io sono pure dell'idea che la rivoluzione francese nuovamente non si può fare, io non la vedo così. Sì, certo, però sa, alla fine della seconda guerra mondiale, cioè il 45, noi per esempio dalle macerie abbiamo eletto una costituente che è stata anche tribunale politico, perché se noi ci dovessimo venire a trovare alle macerie, come io prevedo, ma naturalmente non ho la sfera di cristallo in mano, noi non potremmo, partendo di lì, far rinascere il paese e avere finalmente una seconda repubblica, perché a me quella che noi chiamiamo seconda repubblica mi pare lo stato comatoso terminale della prima. Tocca a lei. No, la ragazza si domanda come si fa, ma come fanno tutti i paesi civili, penso, no? Qua abbiamo tanti paesi vicini, quando qualcosa non va scendono in piazza, ma non mezza giornata o una giornata, c'è una mobilità continua, c'è, hai capito? Si è fatto anche quello. No, mai, in Italia no, mai. Ad oltranza, cioè scioperi che durano 40 giorni, hai capito? Comunque adesso per però lo sgabellino deve girare, Paolo, signorino, poi c'è lei. Cioè, cosa è successo? Cosa sta succedendo in Francia? Adesso sapi i paragoni. Sì. In Francia, raga, ci sono mobilitati i lavoratori, hanno rapito un padrone. L'hanno liberato stamattina perché cioè, ci sono morti. Lo sciopero oltranza in Francia è una cosa normale. Quando si inizia uno sciopero non si dice lo facciamo una giornata. Iniziamo a scioperare fin quando i padroni non si siedono al tavolo di trattativa. In questo paese questa cosa non esiste. Abbiamo smesso di farla. Sì, prego. Allora, va benissimo lo sciopero altranza, sì. Però con lo sciopero io non guadagno niente. Sì. Allora, già faccio fatica adesso ad arrivare alla fine del mese e ribadisco, c'ho i 5 figli da mantenere, sì, perché sono vedova. Se io sto a oltranza con lo sciopero, cioè, ma cosa gli do da mangiare ai miei figli? Sì. Punto interrogativo. Prego, prego. Ma signora, pensa che i francesi non hanno figli? Non hanno famiglie? I tedeschi siamo non hanno famiglie? Di qualcuno. Gli inglesi non hanno famiglie? Però loro continuano, vanno avanti, vanno avanti nella loro lotta e ottengono. Qua non si ottiene niente, qua non si va neanche, signora, a scioperare. Ho da aggiungere una cosa, in piazza ci si ritroverà quando lei sarà già alla fame, cioè avrà tutta la disponibilità di tempo che la disoccupazione le consentirà. Capisce il mio punto? Niente da perdere. Sì, comunque siccome Paolo... Siccome questa è una partita a scacchi e o noi usiamo intelligenza o la partita l'abbiamo persa, bisogna individuare il nemico. Se noi andiamo a prendere i Confindustriali come controparte rispetto a noi, sbagliamo bersaglio, abbiamo la partita persa. Gli unici nostri autentici nemici sono la casta, cioè la classe politica dirigente ai vertici, la quale costituisce un tumore maligno che dobbiamo estirpare per via non istituzionale e non violenta. Però ad esempio, guarda una tocca va, lei. Non va la Siamo roba. Di un dromadaire. Permette un signore. Ci boss? Prego. Oui, e tu? Je boss. Ciao. Avete capito? Fa parte dello spirito dello sgabello, Comunque, sullo sgabello ci può venire chiunque, uno che, non lo so, ha appena bevuto un litro di latte e dice arrogo le streghe, arrogo le streghe. Allora, a quel punto preferisco l'avvinazzato. Prego, tocca a lei. La bicicletta, un secondo. La bicicletta gliela leggo io. Però guarda ad esempio cos'è, sì, con la storia lì della Gelmini, no? Sì. Allora, i miei figli che sono a scuola, cioè gli studenti si sono benché mobilitati nel limite del... Cioè, alla fine non è successo niente, cioè sono stati
stati anche bravi, insomma, sono stati bravi, dai, cioè, sì, hanno cercato di fare del loro meglio per quello che è la situazione, per quello che è la coscienza di questi anni, ribadendo quello che ha detto il signore, che siamo tutti rincoglioniti per via di televisione, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine non è successo niente, le leggi sono passate tale quale. Allora, okay, signor, quello che è. Allora io faccio vedere com'è il nostro orizzonte mentale, limitato alle esperienze che abbiamo fatto. Gli studenti che vanno in piazza a rivendicare investimenti sulla scuola, con giusta ragione, hanno partita persa fin dall'inizio, perché o il problema della scuola lo fanno partecipare l'intera popolazione, o se si presentano in piazza divisi fra loro e poi chi li indica come dei sovversivi, hanno partita persa, perché si presentano come studenti anziché come cittadini studenti. Lo stesso vale per i metalmeccanici, lo stesso vale per il pubblico impiego. Noi continuiamo ad essere divisi per caste, e allora a quel punto come facciamo a chiedere alla casta di rinunciare ai suoi privilegi se siamo noi i primi a rivendicarli per caste? Siamo molto divisi, bravo. Siamo molto divisi. Sennò adesso. Siamo molto divisi. Divisi, narcotizzati, rassegnati. Ad un certo punto però, sa, la rabbia della disperazione, quando saremo alla disperazione, o sapremo incanalarla o ci farà rimpiangere per i comportamenti che terremo. Berlusconi, Schiavellino è lì, le sigarette qua, non le sigarette, le cicche, siamo ridotti male, ma non a questo punto. Scusa, sì. Non ho capito, rimpiangere Berlusconi. No. Signora, immagini piazze gremite anziché da persone civili come siamo noi qui, da persone alla disperazione che rompono vetrine, bruciano cassonetti e creano problemi di ordine pubblico. Siccome la sicurezza diventerà il problema numero uno, l'emergenza di questo paese, noi, non i marziani, noi chiederemo a gran voce l'intervento dell'uomo forte. Lo vediamo questo rischio? So di poter contare su di lei per moltiplicare. Prego, tocca a lei. No, io no, no, io no, prego. È un pezzo che non ci vediamo, dai, su. Prego, tocca a lei. Sì, però se uno si tira dietro, sa, non è che sia molto, come dire, buon cittadino. Cittadino sale, non delega. Prego, da Padova a Bologna, tocca a lei. Sto seguendo adesso, non ho ancora pronto un intervento perché sono abbastanza concorde con quello che state discutendo praticamente. E l'indifferenza fa paura, c'è poco da fare, è il più grande nemico. D'altronde c'è parte della classe lavoratrice, la classe lavoratrice non mi piace, cioè non mi piace parlare di marxismo assolutamente, premetto che non faccio parte di nessun schieramento politico e non faccio parte assolutamente di nessuna ideologia fissa. Quella, la disegemonia, come diceva lui, parte proprio dalla classe lavoratrice, ovvero dal lavoratore, che dopo essere stato modificato l'articolo 18, ok, e non ha praticamente, mi vota la destra, non va alla manifestazione, mi vota la destra. Premetto che ovviamente a destra e a sinistra in Italia siamo la stessa cosa, cioè siamo nello stesso livello. È un problema che deve riguardare tutti, purtroppo anche le discussioni da bar. Al posto di parlare di calcio o di luoghi comuni che praticamente ci vengono inculcati da programmi mediatici sbagliati, da TV spazzatura, perché per esempio io è quasi 2 anni ho fatto una promessa a me stesso di rinunciare a guardare la televisione, ok? Questa è una promessa da parte mia, perché quando accendo la televisione, vabbè, mi è capitato questi 2 anni, ok, di accendere, ma proprio per un istante, credo 30 minuti, non di più, mi è capitato di accenderla e sentirmi insultato per la mia intelligenza. Io questo non tollero in questo paese, cioè un incanalare, come ha detto lui, delle idee e praticamente dei partiti, degli schieramenti sbagliati che ci stanno adottando praticamente tra di noi che siamo la classe lavoratrice che mandiamo avanti questo paese. Quando ognuno prenderà coscienza effettivamente che siamo dei cittadini, abbiamo un potere e chi è alla casta è dipendente nostro, forse le cose cambieranno. Questo è quello che penso, però credo sia si possono anche fare, per carità, però poi lo sgabellino arriva, però dite quello che pensate, non sono graditi nel senso che sono un pochino espressione televisiva, poi lo sgabellino è lì, lei sale e dice la sua, faccio un'affermazione, io inviterei, poi naturalmente di prove uno li può anche rifiutare, può accettare, li può criticare, sale qui e controreplica, la mia affermazione è,
fatevi un'overdose. Cioè state davanti lì alla televisione 3-4 ore, poi dopo venite in piazza e vomitate tutto. È come con la Nutella, no? Tanto buona, sì, però siccome fa male al seio te ne mangi 3 quintali e poi dopo sei vaccinato dalla Nutella. Io credo che di una sola cosa noi non siamo riusciti a vaccinarci, Berlusconi, perché è un'espressione culturale nostra, prima che politica. Cioè noi ci rivediamo per quello che siamo, noi siamo più berlusconiani del capo. Con questo però lo sgabellino deve girare, tocca a lei. Che vedevo prima tutto intento a riprendere gli altri. Ecco. Prego. Allora, io sono contento di queste iniziative perché le ritengo utili per confrontare ognuno i propri problemi. Cioè, ognuno può dire la sua, quindi è un'espressione molto buona di libertà. Siccome questo è un luogo pubblico e c'è spazio per tutti, allora sono benvenuti. Io però gradirei che magari quelli che hanno il banchetto di là, che stanno facendo politica, venissero qua a esporre le loro idee. Ecco, questo sarebbe molto bello perché è facile avere un banchetto e dare i volantini e poi spiegare solo a chi è interessato. Perché non spiegano a tutti? Magari, si fa gli inviti. Li invitiamo? Sì, sì, ma qui sai, è un'assemblea aperta. Il problema è che noi siamo divisi, anche quando facciamo attività politica, sempre divisi per bande, no? Non solo quando si tratta di difendere l'interesse economico nostro, anche quando si tratta di difendere delle idee, sempre divisi, sempre per... Chiaro che a quel punto chi va ai vertici di questo paese ne approfitta. Ha davanti dei polli, cosa può fare altro di meglio che spennarli? Se vuole andare a invitarli. Possiamo farvi una domanda? Allora, visto che di là c'è questa specie di speaker's corner, sì. Esatto. E siccome è citato parecchio il governo Berlusconi e voi siete i rappresentanti del governo di maggioranza, noi vi chiederemo se magari poteste venire a rispondere, visto che vi sono delle provocazioni nei confronti. No, guardi, noi siamo qua non per il governo Berlusconi, siamo qua per la sponsorizzazione di Cazzola come candidato sindaco. Siamo anche in attesa di materiale, nel senso che oggi è il primo giorno che facciamo questo banchetto, quindi di conseguenza stiamo sfruttando anche la nostra struttura giovanile per coprire i buchi del primo giorno e ovviamente dell'organizzazione, quindi per il momento, diciamo, finché non ci sistemiamo, dobbiamo stare qua, perché comunque stiamo aspettando anche dei rappresentanti che vengono a farci visita a parlare eventualmente con la cittadinanza come Bignami, che quindi di conseguenza quando saremo volentieri. Non c'è, quindi l'intenzione di partecipare, quindi di fare anche, insomma, di aprire il dibattito e di raccogliere c'è da parte. Io personalmente per Bologna sono disposto a fare tutto, quindi da qualunque parte vengano le idee, da qualunque parte se sono buone sono sempre da rispettare. Quindi di conseguenza personalmente come privato cittadino non ho nessun problema a venire. Attualmente non mi posso muovere per una questione logistica perché non abbiamo volantini, non abbiamo niente. Ecco, comprensibilissimo. Quindi anche secondo voi è un'idea democratica quella lanciata da quel signore che insomma fa un po' lo speaker corner? Io non l'ho vista perché purtroppo ci separa tutto il palazzo, quindi di conseguenza non l'ho vista. Ripeto, qualunque forma che sia democratica, che sia attrattiva per i cittadini per parlare comunque dei problemi di Bologna, che molto spesso sono trasversali, i problemi di Bologna non hanno una connotazione politica molto spesso, quindi per cui la vedo come una cosa positiva. Se tutto rientra nelle regole della democrazia, tutti hanno il diritto di parlare. Parla di democrazia, posso chiederle qual è il vostro concetto di democrazia? Il concetto di democrazia è semplicemente quello che poi è riportato anche nella Costituzione in linea di massima, che quindi si ribadisce a tutte le persone la possibilità di parlare, la possibilità di contribuire con proposte, idee al bene comune. Ultimamente purtroppo si sono verificati dei fatti che per una tensione sociale sicuramente anche aggravata dalla crisi economica e da tanti problemi che a Bologna ovviamente noi goccia nel mare non possiamo risolvere, ho notato, ecco, che magari ci sono stati dei momenti un po' di tensione. Io spero che questi non ve ne siano più perché, ripeto, democrazia significa tutti possiamo dire tutto nel rispetto ovviamente delle altre persone. Rispettare il parere altrui, che è una cosa fondamentale. È ovvio, nella democrazia assolutamente. Voi ascoltare. Voi trovate che i cittadini si espongano in qualche maniera o anche voi vedete che vi è una specie di appiattimento del pensiero? Noi comunque in tutti i banchetti che facciamo da parte della gente abbiamo
molta partecipazione, molta voglia comunque, per quanto riguarda chiaramente quest'area politica e per chi la pensa in questa maniera, di cambiare le cose comunque, perché anche la candidatura di Cazzola è un segnale importante per Bologna, non soltanto una svolta, ma può rilanciare la città di Bologna in tutti i settori, perché comunque viviamo in una città meravigliosa dal punto di vista culturale, artistico, siamo una città che può offrire tantissimo anche come punto geografico, siamo un crocevia e con Cazzola in tutti i settori è un'occasione per rilanciarci veramente. Posso chiedervi come ultima domanda, poi non vi disturbo più, che cosa significa cambiamento per la vostra linea politica? Allora, sostanzialmente per la nostra linea politica cambiamento è, per quanto riguarda la città di Bologna, quello di uscire comunque anche da schemi ideologici che comunque Bologna l'hanno caratterizzata in questi ultimi 60 anni principalmente. Soprattutto una battaglia importantissima è quella di aumentare la sicurezza in tutti i quartieri, che abbiamo visto anche magari i quartieri, quelli più in di Bologna, sono stati colpiti comunque dal degrado, maggior meritocrazia all'interno delle istituzioni, rilancio culturale di Bologna, premiare come ha fatto Cazzola anche nella sua attività imprenditoriale Bologna in tutti i settori. Che cosa intende per sicurezza, che incrementare la sicurezza? Beh, incrementare la sicurezza sostanzialmente è il lassismo, comunque il buonismo promosso dalla sinistra ha portato non soltanto degrado, ma anche situazioni spesso invivibili in tanti quartieri. Io che vengo dal Navile, c'è il problema dei centri sociali che comunque sono fulcro di spaccio di stupefacenti, copertura di immigrati, allacci abusivi, e questo per esempio un'iniziativa importante sarebbe, come ha parlato anche il consigliere di quartiere Davide Nanni, chiudere questi centri sociali per venire incontro alla gente che comunque da tempo si lamenta della situazione. Questo è un esempio di come muoverci, ecco. Come si fa allora da folli? Sì, c'ho sempre la bici. E come si fa da folli a diventare aquile? Allora dico io... Con l'educazione e l'autoeducazione, se non c'è nessuno che ci pensa. Il predellino. Certo, sì, col predellino alla piazza. È così che si diventa cittadini, andando in piazza. Con il rispetto degli altri, cioè con libertà di cazzata da parte di chiunque, con la responsabilità che ognuno si assume nel momento in cui sale, con la, se ci mette la faccia, e con la possibilità qui di scambiarsi idee, farsi delle domande. La scuola in questo paese è morta e se vogliamo resuscitarla cosa aspettiamo? La Gelmini? Prego, gradiremo. Signora, prego. La tentazione ce l'ha, gliela viene negli occhi. Tocca a lei, prego. Tocca a lei, prego. Stavolta mi spetta. Stavolta è obbligato. Sono un'abitué. Ecco, l'altro giorno, per carità, parliamo sempre forse di casta, non lo so, però ci sono alcuni che ancora sono ascoltabili. Vendola, l'ho sentito in radio, che gli hanno chiesto che cosa pensava di Berlusconi e lui ha detto quello che dice Ferdinando, poi tutto sommato alla fine, che è un genio, e poi dopo questa frase è stata riportata in TV senza dirne la matrice e senza dirla tutta uguale, insomma tutta com'era. È un genio perché ha trasformato gli italiani dando loro la possibilità di fare un sogno individuale e non collettivo. Questo è quello che ha fatto. Tutto quello che noi adesso siamo il risultato di una società che non è più capace di stare insieme. È questo che Ferdinando viene qui a dire ogni volta. Ed effettivamente è lui che ha in questi 30 anni... Berlusconi è il malaffare, non l'avete capito. Prego, accendi. Tocca a lei. Sì, poi una cosa molto importante. Prego. Una cosa molto importante, volevo dire. Prima ho sentito dire che... Per favore, l'assemblea deve ascoltare a turno. Prima ho sentito dire della politica, no? E dice uno comincia a fare le cose e poi nessuno ci segue. La società italiana, una società italiana molto giovane per quanto riguarda cultura e politica. Noi fino al 1861 c'avevamo il re, c'avevamo i granducati, c'avevamo i borboni. Non abbiamo una cultura politica e una cultura democratica pronta
a poter organizzare determinate cose. E infatti la televisione ha fatto la politica. Se adesso vedete in Senato e in Parlamento che c'è, ci stanno persone allo spettacolo. La televisione ci ha cambiato, ci ha educato, e chiaramente poi gli italiani, penso io a malincuore, non possono essere soggetti capaci di modificare questo trend oggi, perché noi italiani siamo purtroppo un popolo di pecoroni. Questo io ve lo dico spassionatamente. Vedo le cose che vede lei. Quando dice che non è bene sapere tutto, si sbaglia. Ragazzi, bisogna sapere tutto. Certamente che capiremo l'1%, ma dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo cercare di informarci, dobbiamo capire le cose. E senza l'esperienza degli altri non capiamo un cazzo. E l'esperienza degli altri la troviamo nei libri, la troviamo qui in piazza parlando tra di noi. È l'unica. Spegnete le TV. Andate il minimo indispensabile su internet, sappiate cosa cercate, perché su internet trovate tutto e il contrario di tutto e non ci si capisce più un cazzo. Non abbiamo potere di critica, non capiamo più un cazzo e questi se ne approfittano. Per questo dico, spacca la TV, prendi una mazza oggi, arriva a casa, credimi, spacca la TV, stacca i film, dai un segnale forte alla tua famiglia. Prego. In automatico, sì, sì. Dai col numerino. Io non ho paura, cioè io non è che non abbia ambizioni. Alzi il volume. Io non è che non abbia ambizioni, è solamente che io mi scontro con questa realtà di una società malata, come ho detto appunto prima, cieca, che per dire, solo per capire quello che voleva dire la Gelmini, cioè bisogna andare a prendere il foglio e nel foglio c'era un riferimento a una legge di 2 anni fa, poi un riferimento di altre 2 leggi di anni fa, ed è una cosa impossibile. Cioè, arrivano al Parlamento il foglio della riforma Gelmini, del decreto, che non è una riforma, perché non è stata discussa, qua ormai andiamo avanti solamente di decreti e dispotismo, a parte il fatto 90%, dell'informazione è solamente di una persona e questa cosa passa inosservata da tutti e questo mi fa schifo. Ma il fatto che noi siamo tenuti a informarci, dobbiamo sbatterci per capire, per andare nel profondo, io non l'accetto, perché questo lavoro di semplificazione dovrebbero partire dall'alto, io penso anche questo. Poi naturalmente anche noi che abbiamo le nostre menti possiamo ragionarci sopra, però il fatto è che loro ci diano questo decreto, il foglio decreto complicatissimo, è un altro ostacolo, è un'altra forma di renderci vulnerabili e praticamente gambizzarci. Io volevo rifarmi il discorso di prima del mio amico, del fatto che anch'io dovrò andare a votare, o anche non andrò a votare, per il sindaco di Bologna. Io vivo qua da 18 anni e adesso non voglio cadere i luoghi comuni, per esempio dire la città in degrado. Però, cioè, il fatto di astenersi dal voto, oppure scriverci vaffanculo su una schedina e renderla falsa, non serve a nulla, neanche questo, perché ci sarà un 20% di persone, ok? Un 20% di persone è un atto simbolico, ok? È un atto simbolico, solamente che non viene preso assolutamente in discussione. Viene solamente detto nei dati, il 20% dei cittadini bolognesi, italiani, anche nelle elezioni parlamentari, non è andato a votare. È solamente un dato, non ci si propone un problema reale di un dissenso comune. C'è un dissenso comune, la gente va a votare in meno peggio, che è una cosa che io non accetto. Quando non mi viene a dire, i partigiani sono stati, hanno lottato per votare, a me non ne frega nulla. Perché il mio voto è sacro, il mio voto è il mio e decido io chi votare. Se non c'è nessuno che mi rappresenta, il mio voto è sacro, come il voto, come è stato l'impegno che hanno preso i partigiani, che poi alla fine hanno creato quello che hanno creato. È un insulto, secondo me, votare il meno peggio quando delle persone hanno combattuto per il meglio. E quello che stanno facendo i politici da adesso e anche altre persone
e distruggere tutto quello che noi abbiamo, a partire dall'SMA di istituto, nei nostri licei, dove ci sono dei gruppi dove si guardano i film di zombie, c'è il gruppo del poker, c'è il gruppo del rugby, c'è un gruppo sull'informatica, ce n'è solamente uno sul mercato solidale. 2 minuti, tempo massimo, elastici, 2 minuti, prego. Urli perché abbiamo delle interferenze. Io mi volevo collegare il discorso sull'informazione, che è fondamentale, però secondo me il problema è un altro. C'è tanta gente che sa, nel senso che c'è molta più gente di quello che si crede che le cose le sa. Un esempio banale, un settimanale che fa dell'informazione, secondo me, che è l'Internazionale, fa una festa a Ferrara dell'Internazionale. Sono 2 anni che le fa e c'erano migliaia di persone. Quindi il punto non è, cioè, c'è tanta gente che sa, le cose si sanno. Nella mia città, Catania, il buco di bilancio adesso lo stanno saldando con 140 milioni di euro che dovevano servire per lo sviluppo di una zona depressa. Ci stanno saldando. Non è quello il punto è che la gente lo sa. Quindi il discorso, noi qua ci stiamo continuando a dire le cose fra di noi. Qua siamo tutte gente che bene o male, solo per il fatto che siamo qua, vuol dire che ci interessiamo, vuol dire che le cose le sappiamo. E ci sono tanti giovani che le cose le sanno. Il problema, secondo me, è un altro. Questa è aria fritta. Il punto è, tutta questa gente che c'è, che sa, che si incazza e si indigna ancora, perché non riesce a trovare uno strumento? Quello è il punto, lo strumento. E non ne stiamo parlando, secondo me. A me piacerebbe che noi in questa assemblea riflettessimo anche sui problemi della città, non perché c'è una campagna elettorale, dovrebbe essere un'assemblea permanente, no? Un qualcosa dove ognuno può dire la sua su qui e adesso, perché sennò parliamo di massimi sistemi, dell'informazione, dell'occupazione, di Berlusconi, il dittatore. Cioè, cerchiamo di tornare sulla terra, no? Qui questa piazza, questa città, i problemi della città, forse magari potrebbe essere un ambito interessante, non per sviluppare una nuova lista, un nuovo partito, ma per mettere al centro le questioni che interessano la gente. Questioni semplici. Io dico 3 cose che mi vengono in mente. I problemi di questa città sono la casa, sono la mobilità, l'inquinamento, sono già tre cose, sono già tante. Incominciare in questi ambiti qua a proporre delle alternative, farsi sentire in maniera forte, come dice sempre Raimondo, essere tanti in piazza, e magari si può anche non votare. Io penso che il non voto sia anche una pratica accettabile in questo stato di cose che viviamo, però deve, non il non voto passivo, non starsene a casa a dire in pantofola a guardare la TV, scendere in piazza e proporre, soprattutto non contrastare, ma proporre alternative, perché ci sono le alternative locali. Noi qua possiamo dare delle indicazioni, possiamo aggiungere altra gente e fare un movimento forte di pressione sulle idee, sulle cose concrete, perché sennò noi qua stiamo sempre qui a parlare di massimi sistemi e non ne usciamo più.